Io odio giocare a carte. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io un giorno andrò per terra con questo tappeto. Allora, giochi di Natale, perché insomma, prima o dopo il 25 ci si incontra davanti al camino, si gioca al mercante in fiera, si gioca a carte. Io odio giocare a carte, ma intanto cucino delle cose buone mentre gli altri giocano. Faremo dei cucchiaini di cracker con una crema di formaggio e tonno molto buona. Poi verrà Mara Maionchi che ci fa un timballo di maccheroni classico proprio del Natale. Faremo il filetto alla Wellington, cioè il filetto in crosta, un altro classico dell'alta cucina, e poi viene Francisco che fa una cosa che si chiama affogo nel Natale, imperdibile. E allora mettiamoci a cucinare. E incominciamo con questo antipasto perfetto da servire a Natale. Sono dei cucchiaini, adesso va un po' di moda questo finger food, però non sono cucchiaini veri, sono cucchiaini fatti di cracker. Noi adesso impasteremo una sorta di grissino e poi li riempiamo con una cremina fatta di formaggio e di tonno e li presentiamo proprio come stuzzichino aperitivo, che per Natale è una cosa graziosa. Allora, farina, ne abbiamo di due tipi diversi, sono 300 grammi di farina normale e 200 grammi di farina Manitoba. Io di solito metto sempre solo farina normale, però qui oggi abbiamo voluto prendere anche la Manitoba, ma secondo me se usate anche quella normale va bene. Allora, una bustina di lievito. Questo non è il lievito di birra che bisogna impastare a lungo, è il lievito per torte salate immediato, come fosse il lievito per dolci, quindi non c'è bisogno di impastarlo a lungo, ok? Poi ci mettiamo un po' di olio, sono circa 50 ml di olio. Mi sembra olio di semi, sì, olio di semi, quindi non troppo saporito. Mettiamo 3 cucchiai di semi di sesamo, che quindi danno un croccantino buono a questo impasto, il sale. Ok. E adesso andiamo a mettere l'acqua quanto basta per impastare, diciamo un 250 ml, ma poi insomma bisogna un po' regolarsi, poco per volta. Quindi non c'è bisogno di acqua tiepida, dovrebbe andare bene l'acqua fredda. Impasti con le mani, impastiamo con le mani. Ancora un pochino. E via. Ok, lo impastiamo un pochino. Secondo me è già bello pronto. Lo lascio riposare 2 minuti, che così diventa meno elastico ed è più facile da stendere, come fosse anche l'impasto per fare le tagliatelle. Lo lascio un secondo e nel frattempo faccio la crema che metterò sui cracker, che è semplicissima. È quella che mi ha insegnato mia sorella, no? La prima ricetta che mi ha insegnato. Formaggio spalmabile e tonno nella stessa quantità. Si mette il formaggio, si mette il tonno già un po' tonno sott'olio, leggermente spezzettato. Tra l'altro, secondo me, poi a completare ci sta bene come si dice, un cappero messo sopra ogni cracker, però mi sono dimenticata di chiederlo. Allora, magari se Lorenzo o Miguel mi stanno sentendo, hanno voglia di portarmi poi un po' di capperini. E questo è pronto. Via. Stendiamo la pasta e facciamo i cracker. Vediamo se si è ancora un po' elastica, ma noi ci arrangiamo, siamo troppo avanti. Chi arriva? Grazie, Miki, scusami. Grazie. Vabbè, sei venuto per prenderti il tuo applauso, giustissimo. Grande Miki. Allora, stendiamoli bene.
Allora, mai che io riesca a fare una forma rotonda, mi vengono sempre strane isole, è così. Però, ecco, più lo fate sottile, più verranno dei grissini croccanti, no? E sottili. Io ho ritagliato la forma di un cucchiaio. Quindi, lo faccio spesso anche per le formine di Natale dei bambini, eh? Poi lo ritagliate. Benedetta, ehi, per usare un cucchiaio invece schiacciarlo, dici che poi rimane troppo appiccicato? Invece che la formina. Non c'hai tutti i torti? Eh no, però così non funziona. Vabbè, come non detto. Però sai che ne rimane solo un pezzo, però magari come forma. Vabbè, è una così. No, guarda che c'hai ragione, proviamo subito. Sì, sì, viene. Viene, così non hai neanche, non c'hai neanche la scocciatura di fare il pezzettino, di ritagliare il cartone. Guarda come è venuto bene. Ok, allora io ne ho già un po' pronti. Ecco qua, vedete che quelli che arrivano dalla cucina sono ancora più sottili dei miei, che ho steso un po' veloce, però va bene, dai. Così, però io li faccio un po', gli do questo invito. Questo è orrendo, va bene, è il primo. È il primo, 220 gradi per 15 minuti. Opla, e il mio forno magico me li dà pronti, subito qua. Ecco qua. Vediamo di riempire questi cracker con il tonno. Se volete fare una roba proprio scicchina, usate il sac à poche. Io non ne ho voglia, però. Aspetta, poi ci devo mettere il cappellino sopra. Così. Sti capperi sono enormi, ok. Oppure potete mettere anche uno spicchiettino di pomodoro se volete dare un colore un po' diverso, eh. Però il sapore, secondo me, del cappero con il tonno e il formaggio sta meglio. Ecco che arriva Mara, eccomi, guarda Maria Teresa, questo te lo porto, visto che sei stata artefice di questa bella idea, arrivo. Grazie. Eh? È una valida alternativa alle classiche barchette, vulvan, esatto. Vero? Brava, brava tu. Arrivo. Grazie. Mara, devo fare una piccola, vai. Grazie, che carino. Aiuto, eccomi. Scusa. Mannaggia. Scusami, se dovete aspettare, Mara Maionchi. Ciao, buongiorno. Ma cosa ti è successo? Ho fatto un piccolo intervento al ginocchio. Io ti ho fatto anche aspettare fuori dalla porta. Beh, niente, ma posso resistere. Oh, ma nessuno ha mai avuto un applauso così, eh. Io dico solo che... Grazie, nessuno ha mai avuto un applauso così. Vieni, ti faccio subito sedere qua. Sì, sì. Adesso appoggio il bastone. Per cominciare. Che bello. Questi sono dei cracker e sopra c'è una crema di tonno e formaggio come aperitivo. E invece il piatto forte lo porti tu. Ah sì, lo porto io. Era un vecchio piatto che, devo dirti, si usa molto poco nell'attualità, almeno non ho trovato più nessuno, ma la mia mamma lo faceva quando io ero piccola, per cui era qualche anno fa, e si faceva per le feste comandate, la domenica, perché sai, allora si mangiava, eravamo più regolari, durante la settimana si mangiava con oculatezza, esatto. La domenica sì, ci si permetteva qualcosa di più. Pimballo di pasta con... Sì. Pasticcio di maccheroni lo chiamava fantastico. La mia mamma. Allora, ricapitoliamo questo piatto, poi okay. Mara ai fornelli. Sì. Ho mescolato le due farine, ho unito il lievito, l'olio, i semi di sesamo, il sale e l'acqua. Ho impastato, ho mescolato il tonno col formaggio spalmabile, ho steso la pasta, ho ritagliato la sagoma dei cucchiaini, ho cotto 15 minuti a 220 gradi e ho servito i cucchiaini con la crema al tonno e i capperi. Allora, cara Mara, ciao. Ci aspetta un lavoro impegnativo. Sì.
Quindi noi abbastanza, no? Noi dobbiamo fare la frolla e la pasta. Cosa, esatto. Cosa facciamo? Buttiamo prima la pasta o prima facciamo no, la frolla? Facciamo la frolla. E poi la pasta, siccome non deve cuocere in maniera intera... Allora, facciamo così, prima di stendere la frolla... Buttiamo la pasta, okay, perfetto, va bene. Che organizzazione. Allora, qui sono tutti gli ingredienti. Bene, farina. Io butto tutto insieme, tu butta la fai così, la fa, sì. Farina, che sono 600 grammi. Sì. E dicevi, questo è il piatto della domenica? Beh, quando ero piccola io, la mia mamma lo faceva e allora si usava avere le scarpe della domenica, il vestito della domenica e il piatto della domenica, nel senso che la domenica c'era... Faccio tagliare un quadradini questo, sì. Va? Facciamo lavorare un po' la Mara. Sì, bene. Che se lavoro di braccia va bene. No, non voglio, infatti non voglio farti lavorare troppo. Di gamba perché, no. Ragazzi, se no come si fa? Va bene così, a dadini. Ma questo, ma tu hai mantenuto questa tradizione di cucinare un po' per la devo tua dire famiglia che, la sì, domenica? Oh, sì, sì, no? L'ho fatto soprattutto quando le bambine erano ancora a casa. Adesso invece siamo solo io e mio marito, non e siamo anche grassi. No, no. Ma smettila, non c'hai più tanta voglia. No, ne ho meno, ma poi certo. Anche per motivi veramente... Sì. Sì, di anche salute, perché il rischio è farlo tutti i giorni, invece chiaro. I piatti una volta, la domenica o era Natale, il giorno, in questo caso. O Natale in questo caso, erano i piatti che commemoravano la festa. Esatto. E questo menù è per il gioco, per il menù, diciamo, giochi di Natale, carte. Tu sei una giocatrice, ti piace giocare sì, a carte? Sì, sì, mi piace giocare. E quindi a Natale si fanno queste... La tombola. La tombola. Fantastico. Io odio invece i giochi di società. Ah, sì? Per cui a perché? Natale... non lo so, perché non... La cucina è un gioco di società? No, è una cosa molto isolata. Ah, sì, sì. E usi le mani e poco il cervello. Invece io giocare a carte mi fa una fatica. Com'è che sarebbe? Usi molto il ma cervello? Ma no, uso più le mani. Io no, è troppa fatica pensare quale carta è uscita, le cose. No, no, che fatica. Allora volevi dire memoria, non cervello. Ma io dico proprio cervello. Ah, aspetta, mettiamoci anche lo zucchero, perché bene. Questo, cioè, proprio una frolla ci fai, sì, una sì, frolla certo. Dolce. Ah, aspetta, tiriamolo via. 200 grammi di zucchero, bene. Ne abbiamo detto 600 di e farina e 300 di burro. Prima io gli faccio dare, perché bene. Tu la fai a mano la frolla. Sì. Io invece, prima faccio dare una sorta di sbriciolata qua. Quando diventa un po' sabbioso il composto, allora ci metto le uova. E così non si surriscalda. Certo ce n'è una quantità, ragazzi. Va bene. Due uova e due tuorli. Ale, vai. Due uova intere e due tuorli. Facciamo una roba per... Voi quanti seria? Siete a Natale? In tanti a festeggiare? Sì. Nel tavolo di... quindi... Sì, sì, siamo... Allora, oggi siamo al tuorlo, eh? Ah, ma... È vero. Oh, mi ha spaventato. Tension. Tension. Oh, lei è una maestra, eh? Allora, io sto seguendo la tua ricetta, però questa cosa della frolla fatta nel frullatore, adesso spero che venga perché dico le quantità sono abbondanti. Guarda, però, ho rotto anche l'uovo. Ma va benissimo. Senti, un pizzico di sale lo mettiamo lo stesso, no? Sì. Mettiamo un pizzico di sale. Ah no, ho sbagliato, sale no, grosso. Però è sale, allora. Io con questi cosi, guarda, già tanto se non ti do lo zucchero. Tanto l'abbiamo messo qui lo zucchero, quindi. Vai. Vado? Vai. Andiamo. Vediamo cosa vale. Succede sì, con i mezzi moderni. Speruma ben. Vediamo un po'. Dovrebbe venire una palla. Adesso vado per dovrebbe venire una palla che poi riposa, no? Esatto. Dai. Fammi fare bella figura, con la Mara. Oh. Io lo muovo un po' perché almeno vedi. Mi dai un senso. No, perché sennò non è si. Troppo. È troppa. Sta venendo la palla, ragazzi. Una palla. Una palla è venuta. Ti vedi? Sembrava impossibile, invece è venuta la palla. La partenza è stata un po' in salita, ma dopo. Allora, adesso tu praticamente ce l'hai adesso. Già impastato. Sì. Devi dargli solo il tocchino finale. Bene, dai. Dai, daglielo tu. Daglielo. Aspetta, Ecco, vieni giù, vedi? Che bello! Non devi far più niente. Siamo mio nipote quando fai i giochi di sale. Sì, esatto, la pasta di sale. La palla. Adesso bisogna dividerla e stenderla. Sì, ecco. Che fatica, tutta la domenica a lavorare doveva sì, e beh, ma allora era così.
Anche perché allora a Bologna le signore la domenica magari lavoravano meno durante la settimana e facevano da mangiare. Mia madre lavorava, ma però gli avanzava un po'. Che lavoro faceva la tua? Lavorava con mio padre, avevano come... Allora lo, lo dividiamo già, così facciamo... Esatto. Io ne faccio uno, a fai l'altro, sì. Che dici? Bene. Toh, fai tu le proporzioni. Ma, questo per il fondo e questo per il sopra. Va bene, ma le fai grandi uguali? Ma. Forse farei... Forse più il fondo. Sì, tagliene ancora un pezzo, va? Eccole, brava, va bene. Hai ragione. Allora, io faccio così, Mara, ne metto sopra anche l'altra... brava, con la carta. Così? Sì. Vai. Però se ti viene male alla gamba, lo faccio io. No, non mi viene male alla gamba, te lo dico. Non abbiamo un altro mattarello così? Eccolo qui, così lavoro anch'io, lavoriamo insieme. Brava, l'hai trovato? Fantastico. Abbiamo tutto. Anche un po' di farina io ci metterei, perché non vorrei... Senti, io ho mia figlia che vuol fare la cantante. Porca. Adesso te la presento. Che notizia. quante ne senti che ti chiedono? Oh, tante. Ma a cantare piace a tutti, anche a me piace. Io non me lo permettono, però mi piace. Ma qual è il veramente, quando tu ne vedi tantissime, ne senti tantissime, al di là della voce ci vuole anche certo. No, un po'... Beh, c'è uno spirito artistico. Scusami, vai, tu dimmi. Marca, beh, va bene, parlavamo e ci siamo subito confusi sul canto. No, perché se sapeva mia figlia che tu eri qui, è rovinata. Quanti anni ha tua figlia? Ma no, è piccola, 10 anni. Oh. 10 anni va all'asilo. No, lei... tu scherzi, all'asilo, lei canta, va ma questo, certo, lo capisco, si diverte, canta, fa le cose a scuola, ma certo, tra quello però poi intraprendere una carriera artistica... No, sto scherzando, no, lo so, però aspetta, lei... Aspetta, giriamolo. Sì, gira, lei si crede già... Ma certo. Detta, scusa? Sì. Voglio chiedere, ma non devi riposare un po' la pasta? Ma però, no, perché prima. Se la fai così... con questo vero? Metodo mezzi moderni. Ecco, i mezzi moderni, ecco, vedi? Beh, non è la ferma perché... non ci ho messo la ferma. Non è venuta benissimo. Beh, allora adesso la rimpastiamo. Perdonata. No, sai cosa ti conviene, Mara, poi? Trasportarla direttamente sopra la carta forno. Io non la muovo mica perché sennò sono Ma te sei una professionista. Io adesso questa cosa così. Allora aspetta che t'aiuto, no, mannaggia. No, ma se ho bisogno chiedo aiuto. Adesso dai, ricomincio da capo? Ma te come fai? Che pippa. Come mai così pippa? Dici che io compro già quella stesa? Tu compri già quella stesa, c'hai ragione. Ma io sto seguendo la ricetta tua. Lo so, ma la faceva mia mamma, io invece la faccio con quella già pronta. Che sennò... Ma brava, Mara, ma c'hai ragione tu. È vero che qui dobbiamo esibirci nel materallamento, però? Ma no, io guarda, ne faccio volentieri a meno. Ma sei brava, però. Vabbè, diciamo che ormai... Hai un certo stile, certo. Ti ho detto che io invece di giocare a carte mi metto a impastare. Io così? Meno male che gioco a carte, se no già mi sgridano. Dai, raccontami cosa mangiate il giorno di Natale. Dove sei, a Bologna? No, sono a Milano perché ormai Milano. Tutta la fase... Sì, sono... Ah, ormai quindi tradizione milanese. Beh, insomma, no, perché noi prendiamo i tortellini ancora a Bologna. Voglio dire, fate anche bene. Beh, anche perché devo dirti che... In brodo o... Aspetta, in brodo. In brodo. Che ne so. Tortellini si mangiano in brodo a Natale. Ok, va bene. Brodo fatto con varie carni. Ah, ok. Non con una carne sola, ma c'è il pollo, il cappone. Esatto. Il lesso. Ma i tortellini alla bolognese sono fantastici. Sono i più buoni. Io sono pronta. Vado a metto la base, che dici? Brava, metti la base, vai. Ah, il maccherone, diamogli un occhio che qui sbollazza. Allora, e cucini tu il giorno di Natale? No, vado ospite. Vado ospite. No, ma ti spiego, vado ospite da mia nipote, che insomma c'è ancora un'età accettabile, mentre mia sorella che siamo un po'... Come dicono in Toscana, dei ritrescini, nel senso che siamo cosa un po' così. Siete dei? Beh, insomma, quelli sono... No, mi piace. Ritrescini. Dei ritrescini. Ritrescini è quello che proprio non è in forma sbagliata. Ah, carino, cioè un po' dei ritrescini. Carino, mica tanto. Basta, smetti di tormentare questa sfoglia. Cosa faccio? La butto via? No, è pronta.
È pronta. Allora, prendiamo il maccherone. È pronto il maccherone? Secondo me te? Sì, scogliamolo. Va perché bene, intanto scogliamo. Ti do qualche cosa. No, ma questo lo faccio io. Perché sì, tu non, con la stampella a scolare la pasta la vedo durissima. Sì. Anche allora, perché se mi cade su un piede mi brucio il piede, il ginocchio, il piede, tutto. Che più hai? Allora, prendiamo un ciotolone. Un ciotolone? Aspettane. Ok, perché adesso bisogna condirlo. Ma che ginocchia svelta che ha signora lei. Sono è tutta quei tre, la 40 anni di differenza che vanno là. È l'unica ginnastica che faccio io nella mia vita, quella di abbassarmi a prendere le ciotole e tirarmi su. Io le ho messe tutte comode. Allora, certo che te lo metto qua. Bene, vai. Bene. Vai, sono belli duri perché hanno ancora poi bisogno, eh. Ragù. Ragù. Adesso scegli, dimmi tu le proprio. Io non ne abbiamo fatto tanto, condito. Tu decidi, eh. Quindi ragù di carne. Certo, alla bolognese. Alla bolognese. Certo. Sì, così ti do anche un altro cucchiaio così mescoli meglio. Che fame che mi viene. Ragazzi, poi ce lo mangiamo. Facciamole alle 6 del mattino queste robe. noi lo facciamo all'ora di cena. Appunto. Tanto ti do anche un po' di besciamelle. Yes. Ok? Dimmi basta. Basta, se no è troppo, va bene. Madonna, che roba buona. Forse ancora un po' di ragù. Certo. Perché il ragù deve essere tanto. Sì, perché, sì, infatti. E parmigiano anche, giusto? Yes. Ti butto già dentro anche un po' di parmigiano. Sì, brava. Senti, ma mangiamocela che così boccia. Invece di metterla in questa frolla. No, perché è dura. Adesso deve ancora cuocere. In realtà diventerà ancora più buona. Perché... Che buona però, ragazzi. Il maccherone con ragù alla bolognese è una roba bestiale. Ma tu che li conosci anche bene. Un po' di formaggio. Ah, ancora sopra? Signora Mara. Qual è? Aspetta ma che come devo mai chiedere... non ha fatto le tagliatelle la bolognese? Ho avuto questa ispirazione. Scusa, per cambiare un po'. Per cambiare un po'. Qual è il... E poi per far dispetto a te, così mi chiedevi. Allora, butto dentro. Bella la battuta, bella. Eccoci. Io faccio come quando ero piccola. Giusto. Quella. Allora, ci mettiamo il coperchio? Certo. Va, aspetta, lo giriamo così, perché io Brava. Bam, È una ragazza pratica, diciamo. Pratica. E qui lo facciamo. Se devo anche tirar via un po', magari. Boh, vedi sì. Ma sì. Così. No, si può fare così. Un rotolino. Come la quiche. Un rotolino. Così. Mia mamma faceva anche le decorazioni, sai? È vero, sì, a Natale poi ci stanno. Un attrezzino. L'alberello. Così. L'alberello. L'alberello, giusto. Ragazzi, tiriamo via un po' di carta qua intorno. Brava. Occhio alle dita. Sì. Buono sto ragù. Vabbè, detto da te che c'è una tradizione bolognese. Sì, il ragù alla bolognese. Allora, io non so quanto deve cuocere. Un 40-45 minuti. Leggerissimo, proprio. Sì. Leggero. Vai. A 180. Ok. 180-200. Anche 200. Cominciamo a 180, poi... 40, diamogli un 40, poi magari lo copro sopra se vedo che brustolisce troppo. E no, allora... deve essere un po' colorito. Sì, no, un po' sì, certo, per forza. Se allora, no, adesso... è smunto. Adesso, attenzione, perché tiriamo fuori quello pronto, Sì. Taradadan. Si mangia? Certo che si mangia. Taradadan. Che bello! Tagli una fetta, aspetta. Sì, dai, tagli una fetta. Quello che avanza lo posso portare a casa? Certo! Non saresti la prima dei miei ospiti che si porta a casa il suo lavoro. Ma scusa, ma lo trovo no, era, solo, era giusto? No, era una battuta, però no, sai... No, ma guarda che l'hanno fatto in tanti. Ah, sì? Sì, la schiscetta. Fantastico. Vai tu, a te l'onore. Vediamo. Sembra una roba bellissima. Così, vai. Bello. Aspetta che lo voglio compattare un po'. Sì. Fantastico.
Com'è, buono. Mara, no, bravo. Tu non porta il piatto, tu ce la fai a portare il piatto piccolo. Io porto questo. Vieni qua. Questo. Te lo metto qua a favore di camera. Mettilo pure qua, Mara. Allora, io ti ringrazio tantissimo, in bocca al lupo per amici. Grazie, grazie molte. Allora, ti regalo il mio libro. Oh, questo mi fa molto piacere. Questo è veramente un regalo. Per i pranzi grazie, della domenica. Grazie, grazie davvero. Ciao, grazie Stella, grazie molto. Ricapitoliamo questa meraviglia. Per la frolla abbiamo frullato la farina con il burro, lo zucchero, le uova, i tuorli e un pizzico di sale. Poi abbiamo steso la frolla, abbiamo rivestito la teglia, abbiamo scolato la pasta, l'abbiamo condita con ragù, besciamella e parmigiano, abbiamo farcito la nostra frolla, l'abbiamo richiusa, abbiamo cotto 45 minuti a 180 gradi. Il menù dei giochi di Natale avrà una tavola che è un gioco, sarà un buffet ma anche un gioco, per cui con queste mattonelle di polistirolo io ho fatto un vero percorso del gioco dell'oca. Ognuno prende una pedina, che poi è un simbolo del nostro Natale, con i dadi si va avanti e quando ci si trova sulla sedia si perde un turno, quando si arriva alla bomba ci sarà una penitenza che tutti insieme dovremo decidere, poi qui si vincerà invece una bella pallina di Natale e poi il vero fortunato vincitore vince questo cappello che ha una piccola sorpresa. Basta, 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 non l'avete ancora vinto, non ve lo meritate ancora. Lascio il mio buffet per andare da Francisco. Ciao. La cicciolata di Natale! Wow. Molto d'oro! Sembri uscita da un video delle Spice Girls. Sì, infatti, quelle 30 anni fa. Va bene. Ciao, Princi. Ciao, sono mi mancava questo Princi un po' che... Lo sai che sono incantato? Oggi non si cucina, voglio guardarti. Mamma mia, che te sei bevuto? È l'atmosfera natalizia. Dai, dai, Benedetta. Io vedo dei bei panettoncini, quindi facciamo... Allora, balletto, oggi affoghiamo nel Natale. Dai, ridillo tu. Non ci penso proprio. Vabbè, te pare. Vai avanti. Affoghiamo nel Natale quest'oggi, una ciccionata un po' particolare a tema natalizio. Elementi principali sono i panettoncini. Che quello è un pandoro. Eccola là. Cioè, cominciamo malissimo. I panettoncini. Ecco. E i pandorini per affogare nel Natale. Questi qui, sai, nel frattempo... Dai. Tolgo la carta. Sì, iniziamo a tagliare. Dai. Li devi tagliare in maniera abbastanza... Ma lo devo tagliare questo? Sì, sì. Se poi vuoi il croccantino e la carta, cioè fa un po' te. Non lo so. Bella, taglia così. Bella un po', non mi piace. Così, un po' grande. Un po'... Ah, lo tagli... Ma li rovini, scusa. Zia, abbi fiducia in Francisco, tutte queste domande. Zia... tu ti sei preso quello seghettato che è il migliore. Ok, facciamo delle fette. Ma dove vogliamo andare a parare? Tanto per avere un'idea. Andremo a parare che è con l'ausilio della salsa dolce al caramello, delle uova. Andremo a fare una salsa parallela. La famosa salsa parallela. Una salsa parallela come un universo. Quindi non lo parallelo. Farcisci sto coso. No, questa volta no. Quello volevo capire. Ci limitiamo. Anche questi questo qui. Lo taglio a fette. Sì, sì, così, belle grosse. Questi qui sono quelli lì che ti regala. Sono al cioccolato questi. Sì, perché io, cioè, ero arrivato e c'era il classico all'uva passa. Ho fatto, non ce la posso fare, vi prego. Non ti piace? Non ce la faccio. Questi qui sono i classici regalini del benzinaio, sì, del supermercato vero. Sotto casa, che non sai mai che farne. Ma io di solito li mangio. Ma che è? Francisco vostro vi dà un'idea. Senti, cosa farai tuo Natale, Sisco, caro? No, aspetta. No, lo distraggo. No, dopo, iniziamo a disporre, vai. Studia prima. Senza metterci niente sotto, così, a freddo. Fia di El Cisco. Pandorino, panettoncino. Pandorino, panettoncino. Vai, prosegui tu, che inizi a fare questa salsa esagerata. Sarò in grado, cosa ne dite? Pandorino, allora, occhio caro. Panettoncino. Quest'anno per il super cenone, eccetera, eccetera, sono stato schiavizzato. Ma se torni a casa... Apri le uova. Oh, signor, ma... No, c'è un metodo fortissimo, trackete. No. Hai visto quanto Madonna, sono avanti? Sono avanti. Sei troppo avanti. Uova allevate a terra, mi raccomando. Quest'anno sono stato schiavizzato nel cucinare io per Ma in collegio famiglia. O a casa? No, in collegio sarà una festa alcolica, quella lì. Ma voglio quella sapere che ci aspetta. Quella.
Quindi a casa cucini tu, ma non ci credo neanche se lo vedo. No, mi occupo del dolce, di queste situazioni qua, okay. Sono schiavizzato. Allora, bene, due uova. Gli diamo una sbattutina. Ma secondo te con cosa? Una forchetta? No, tu hai una frusta? Ma sì, lo sai. No, allora, io mi diverto con la frusta, vai. Perché non ce l'ho. Eccola. Eccola. No, dammi quella più piccola. Anche questa è più piccola ancora, se vuoi. Cioè, no, questa è tozza. Ah, oh, quella è magra, va bene. È più elegante, più longilinea. Ok. Anche in maniera un po' pazzesca, tipo qui ora la metti di traverso, non ti preoccupare. A fuoco nel Natale, perché il Natale ci dà... Così, cioè, alla fine, carino. Dopo pressiamo. Alla fine il Natale ci dà una cifra di pensieri. Cioè? Ora, aspetta zia, sono concentrato perché ci tengo a sta ricetta che se... Cioè, questa ricetta se si volta indietro vede il futuro per quanto è avanti. Mazza, questa devo capire, devo elaborarla un attimo, allora, qui, bene, poi ci arrivo. Io continuo a sbattere le uova e tu ci vai dentro con tantissima, ma tanti... No, aspetta, devo fare una cosa perché questa mi fa impazzire, di salsa dolce al caramello. Vai, al caramello, buona. Salsa dolce quindi al caramello. Quindi uova e caramello, quanto? Vai, schiaffa. Basta. Non lesinare, ma che basta, non lesinare la salsa dolce al caramello. No, ora ti moderi un attimo affinché si compatta. E che cosa ti regala? Cosa, qual è il regalo che hai chiesto a Babbo Natale? Ma lo sai che la letterina la scrivo? Va. Ma te lo giuro, te lo giuro. Ce la porti la prossima volta. Oh, ma magari. Va bene, vedi che ora è bello pazzesco, eccetera. Pazzesco. Andiamo con i nostri ingredienti esagerati, che sono 100 e rotti ml di latte, okay. Perché io dico sempre, io non do mai... Le dosi, cuore, sentimento, sì, lasciati trasportare. Sì, la ricetta, no? Benedetta, oggi non stai facendo niente, scusa. Ma scusa, eh? Ho fatto questa cosa no, pazzesca. Non niente, scusa. E questa è panna? Questa invece è panna. Sono quasi anche lì 80-100 ml. No, cara, erano 150 e 100. Ah, vabbè, come non detto. Lo esagiti un po'. Lo esagito un po', va bene. Ma tu fai la tombolata pazzesca. No, io odio, odio tutti i giochi di carte. Io non puoi capire, scusa, che ho fatto una cosa e non dovevo fare. Cioè? Ho sfidato la Maionchi a burraco. Ne esco in mutande. Lei è bravissima, attenzione. Sì, ma infatti basta con questa immagine. Madonna, scusa, non posso farne a meno. Basta con questa immagine del Francisco Discotecaro. Perché no, soprattutto... tu giochi a carte la no, sera. No, soprattutto ora che è arrivato l'inverno. Non puoi capire i tornei di burraco che organizzo. Che si fanno in collegio. Ma è una roba da signore. Dai. Sì, no, non è una cosa da signore. No, io sono troppo campione di burraco. Tu ci giochi a burraco. Ma neanche morta io gioco a burraco. Va bene, l'abbiamo sbattuta a sufficienza. Direi di sì. Ora, visto che non hai fatto niente... Lo metti niente, sopra. Questa composto glielo schiaffi sopra qua. Un po' così, sì? Piano schiaffa. Piano. Piano piano. Distribuiscimelo bene. E allora non schiaffo. Perché si deve impregnare certo. Il nostro mix pandorino panettoncino. Ma quindi se uno ha anche un grosso panettone o un pandoro avanzato, lo può usare come una ricetta del riciclo? Sì, assolutamente sì. Perché sai cosa? Sei quei cesti che ricevi a casa sì, pazzeschi? Certo. No, non lo faccio con le mani, mi sento bravo. Chiederò l'ausilio di un cucchiaio. Sono lì i cucchiai. No, non ce n'è più manco uno. Ah, questo, allora non sono proprio ciecato. Ah, lo devi gnaccare bene così? Ma totale. Ma non mi sembra una ricetta seria. Sta crescendo, è no, maturato sono io questo che, ragazzo. Sono io che oggi sono serio. Sto ciuffo che avanti una cifra. Sei maturato. È il Santo Natale che ti porta un po' di giudizio. Guarda, beh, detto, Natale è tra l'altro un periodo di devasto pazzesco. Sì, grandi cene, feste. Ma tu quant'è che non esci a fare un po' di... Insomma, ti sverni? Ma come ti permetti? No, ma... Allora, io te l'ho fatta la proposta, io metto i dischi. Caressa Vocalist e tu che fai le mani al cielo. Così, questa era carina. Allora, va avanti, va. Allora, vedi, ora che è stato bello, sembra un po' un pappone da prima colazione. Sì, in effetti, non è che abbia ora ti do un tocco elegante. Di classe che ti sconvolgo. Sugar. Cos'è lo sugar? Lo zucchero. Perché mettiamo dello... Sì, gli dà quel colpetto carino. Perché non metti lo zucchero carino? Di canna che veniva più croccantino? Devi seguire la zia, tu. Vedi, adesso dillo a Miguel che ti ha dato lo zucchero bianco. Quindi gli schiaffo sto bello zucchero okay. Bianco. Ok, e un po' di burrino sopra. Eccola là. Anzi che non sei partita con lo zucchero a bello, mi fa strano. Ben no, detto. Non ci metti il burro sopra? No, va bene così. Pronto? Perché poi facciamo altra magia. È già pronto, è già fatto, ma, è super ma carino, semplice. E quanto cuoce questa allora, mattonella questo qui qua? Lo depositerai per esattamente... 100, non se lo ricorda, 180, lo sta leggendo malamente sulla lavagnetta, ma non ce la fa perché
realtà non so. C'è cioè, davanti la telecamera e non riesce. Gio, fa così. E levati, vai. Dalla regia arriva l'ausilio. 180 grammi e vai. L'ho fatto andare nei casini. 180 gradi per 20 minuti. Bravo, facciamo Sisko. Un balletto così. No, guarda, facciamo che ce l'ho già pronto. È tiepidino, giusto ecco. Come lo voleva lo chef. Allora, guarda che bello, ma non l'hai bruciato un po', scusami. È un colpetto, però mi sono distratto. Però secondo me sta bene perché tu devi dire no, è fatto apposta. No, è fatto apposta per dare quel tocco di classe. Okay. Due sgami ti dico, sì. Bella mia. Innanzitutto, se vuoi dare la super croccantezza, gli dai 2 minutini di grill dopo i 20 minuti di cottura. Ah, ok, vai, così che lo bruci, vedi? Lo sgamo. E in più, prima di metterlo in forno, lo lascio un colpetto a riposare fuori. Ah, quello perché così si impregna che si fa bene. Magicamente. Ok, ok. Allora, non è bellissimo da vedere, volevo dire. Impiattiamolo. Perché va? Non è finito. Ecco, lei prende il piatto. Nobilitalo un po', va? Cosa ci metti? La crema di whisky? No. Oddio, non sono capace. Se fai una roba bella, sì. Fammi sto fettone. Sta fermo tu. Fai faccio sto una fettone. Fetta. Ma tu hai fatto una fetta veramente gigantesca. Questo qui deve essere ancora caldo quando lo servi. Perché sopra, guarda che gli schiaffo. Hai una pallina di gelato. Vabbè, allora fai molto bene. Devo dire che approvo. Comunque questo è una bella idea per riciclare. Ma non mi rompere la fetta. Ma... Dai, guarda la zia, va? Sai che su Twitter mi chiamano zia? Io non sono mica contenta di questa cosa. Bellino. Aspetta. Basta. La salsa dolce al caramello è immancabile. Te la do da portare a casa. Grazie. Se vuoi questa salsa dolce al caramello. Hai capito dove voleva arrivare. Molto carino, Sisko. Andiamo, tu porta questo, va? Cosa porto? Lo mettiamo dietro, sulle retrovie. Ecco qua, il riciclo di Natale by Sisko, evviva! Abbiamo affettato pandorini e panettoncini e abbiamo disposto le fette in una teglia da forno. Abbiamo sbattuto le uova aggiungendo a filo la salsa dolce al caramello per poi aggiungere il latte e la panna. Quindi abbiamo trasferito la salsa su pandoro e panettone e l'abbiamo schiacciata per bene per far impregnare il tutto. Quindi abbiamo spolverato di zucchero e cotto per 20 minuti a 180 gradi. È servito con gelato e altra salsa dolce al caramello. Filetto alla Wellington, mi sembra di essere nella cucina da incubo di Gordon Ramsay, perché questo è un piatto che lui fa sempre, un piatto classico, delizioso, è un filetto in crosta con i funghi, il prosciutto, buono, importante la cottura, perché dentro deve essere rosa ma non deve essere troppo cotto. Una cosa per volta, facciamo prima il ripieno che è fatto con i funghi, io uso gli champignon, dunque ne ho, adesso vi dico quanti, ben 500 grammi di champignon. Bisogna frullarli e questa è una smanicatura che mi arriva da Lorenzo Boni, che ne sa molto più di Gordon Ramsay, che ci mette dentro anche 10 castagne, quelle sotto vuoto già lesse, in maniera tale che poi questo patè stia più insieme, le castagne gli permettono di rimanere più compatto, sennò quando tagliate la fetta scappa via. Allora, facciamo proprio un bel trito. Ok, direi che ci siamo. Facciamo rosolare con un goccino d'olio. E dove sta l'olio? Qua. Comodo, no? Pochi minuti. In modo che anche i funghi perdano un po' di acqua, insomma, quei funghi champignon sono un po' così. Intanto io scaldo bene la padella perché dobbiamo rosolare il nostro filetto, ma lo facciamo, dove sei? Dopo la pubblicità, è una ricetta proprio furba per Natale, eh? Vi aspetto! Bentornati nella mia cucina, filetto alla Wellington per Natale. Abbiamo frullato gli champignon con qualche castagna, adesso ci metto anche un po' di sale, così, non troppo perché poi c'è il prosciutto che
è bello saporito. Ho fatto scaldare bene bene la padella, un chilo di filetto già legato, molto velocemente lo facciamo rosolare su tutti i lati. Proprio è un, giusto per sigillare la carne, non deve essere la cottura. Ancora da questa parte. Ok, basta così. Lo togliamo. Tiriamo via bene lo spago, che serviva a tenerlo ben legato, ma ora se no poi ce lo mangiamo, non va bene. E facciamo questa bellissima unione di ingredienti, questa crosta del Wellington. Allora, innanzitutto carta forno che ci servirà per avvolgere tutto, prosciutto crudo, facciamo uno strato. A me piace tanto il filetto in crosta. Dicevo, la fatica è riuscire a avere la cottura giusta. Metto ancora una fetta per così. Ok, ce l'abbiamo fatta. I funghi praticamente sono pronti, ma devono essere freddi, perché sennò la pasta sfoglia poi si scioglie. Quindi io ho in questa ciotola il nostro patè fatto di funghi e castagne bello freddo. Lo spalmo sul prosciutto. È un piatto impegnativo di Natale, no? Quindi, insomma, non è proprio il classico arrosto. Ok, adesso il filetto. Un pochino, anzi il filetto. Non il filetto. Un pochino di sale. Poi lo spalmiamo con la senape dolce. Lo metto già così. Ok, poi ne mettete voi quante ne volete. Mo' proviamo, Deve rimanere bello appiccicato. Direi che abbiamo fatto un buon lavoro. Adesso ve lo faccio vedere, Ok, perfetto. Vedete? Molto fiera. Molto fiera. Ma adesso bisogna metterci anche la sfoglia, Insomma, i vostri ospiti ve li coccolate proprio. Io farei così. Cosa ne dite? Mi sembra un'ottima idea. Per ora però è una copertina, Adesso devo riuscire ad avvolgerlo bene. Ecco. Appena appena, Tiriamo un po' la sfoglia. Ok. Ecco, questa è la parte che rimane sopra. Metto su una teglia. Tanto mi aiuto già con la carta forno. Ci faccio qualche piccolo taglio. Un po' per bellezza, ma anche per fare proprio cuocere la carne in maniera ottimale, così. E spennello. La cosa importante è la cottura. Allora ricordatevi, un chilo di carne che ha rosolato pochissimo in padella cuoce 30 minuti a 180 gradi. Poi lo mettete ancora 5 minuti a 200-220, giusto per fare scurire la sfoglia. Capito? Vado a metterlo. E adesso tiriamo fuori quello... Pronto? Mi raccomando, non distraetevi, dal 24 dicembre noi andiamo in onda alle 18:50, è proprio all'ora di cena, pronti a cucinare con voi fino al telegiornale di Mentana. Allora, vediamo un po'.
Io ho sentito, anche se Agnese senza microfono, che chiede che contorno va. Io ci faccio un bel purè. Allora, taglio di qua? Taradadà! Mamma, che bello, guardate. Oh, questo però l'hanno fatto Lorenzo e Miguel, eh. Il mio deve ancora uscire dal forno, però sono estasiata. Allora, come l'abbiamo fatto? Abbiamo fatto cuocere i funghi tritati con le castagne, abbiamo fatto scottare appena appena il nostro filetto, poi lo abbiamo avvolto nel prosciutto, spalmato di patè, ma prima l'avevamo già spennellato con la senape. Abbiamo chiuso tutto, abbiamo cotto mezz'ora più 5 minuti. Guardate che bello, basta, lascio così. Mi sembra perfetto. Ma io lo lascerei ancora un po' qui, così lo vede bene la Valentina. È troppo bello! No, me lo vado a mangiare! Grazie per averci seguito! Un'altra puntata, sempre di Natale, vi aspetto la prossima! Mm.